Benvenuti, bentornati a tutti, paladini, bentornati sul mio canale. Sono io, il vostro caro abitante del Volt, e quest'oggi riprendiamo con Bioshock. Per dirvela tutta, io non mi ricordo nulla, né quello che devo fare, né chi sono, né come ci sono arrivato qua. Solo che guardando nelle informazioni mi dice diventa Big Daddy. E sinceramente non so dove andare a prendere i feromoni perché non me lo dice, quindi scopriamolo insieme. Ok, paladini, leggendo una guida perché se no non venivo a capo del problema, ho capito che devo andare in questa zona qua per prendere feromoni, il Little Wonders, però sinceramente non so come andarci perché non mi ricordo se devo fare qualcosa o se è una strada dritta. Tra l'altro là sopra c'è un Big Daddy. Ok, sono riuscito a venire a capo del problema. Noi dobbiamo andare là, là in fondo. E intanto c'è il nostro amico Fontaine che continua a bestemmerci contro. Sto stronzo, volevo beccarlo. Allora, andiamo qua. Oh, qua c'è qualcosa, aspetta. Adesso devo stare attento, devo ricordarmelo perché sono quasi morto. E qua c'è un sacco di gente che mi parla. Vediamo. Ci può saltare? Ok. Io ho letto che bisogna cercare qualcosa qua dentro. Dollari, perfetto. Non si dice mai di no a una paga adeguata. Ok. E poi un'altra è nella sezione 5, se non sbaglio. Che senso? Oh Gesù bambino, ma che senso ha, scusatemi? Una cella con un interruttore dentro. Vediamo se posso usare il ipnotizza Big Daddy. Amico, dammi una mano che mi serve, ok? 5. Quindi devo andare qua. Muori, 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 muori! Il crivello di colpi. Qua ce n'è un altro e me ne servirebbe uno in più. Ah no, ok, abbiamo fatto. Va benissimo, signorina. Il signore lì si sta cagando addosso perché si sente dal tono di voce. Ok, andiamo qui. Devi attirarle fuori dai nascondigli e poi ti permetteranno di superare la porta. Su, avanti, colpisci il condotto con la chiave inglese. Quale condotto? Quello lì? Sarà questo qui? Ah. Yeah, esci. Esci. Perché ci metti così tanto a scendere? Ah certo, non sono mica un nazista io. Devo ammettere che Fontaine ha mostrato un certo intuito nella creazione del business dei plasmidi, ma non ha mai capito granché di vendite. Nascondere quelle ragazzine sotto uno staio. Ho appena visto i progetti preliminari delle nuove macchine per plasmidi e sono esattamente ciò che volevo. Ricorda le mie parole. Se ben presentate sul mercato, quelle sorelline possono valere oro. Ok ragazzi, ho salvato le altre due sorelline, quindi possiamo continuare. E tra l'altro mi sono anche potenziato dov'è il Thompson, perché ho trovato una, non mi ricordo che cos'era, una stazione speciale lì, che cacchio è quello che potenzia le armi. Ok, vediamo, speriamo di non dover combattere contro dei Big Daddy. Va bene, ma se io colpisco qua cosa succede? Ok. Devo proteggere le sorelline che evoco. Qua c'è qualcosa. Ok, perfetto per me. Ma non le posso tipo salvare dopo che le ho
Evocate. Scambio aggiornamenti genetici, non mi interessa. Dove sei? Mamma mia, sento le voci però non le vedo. Mi fanno paura. Sbrigati, Mister Bolla! Non c'è tempo da perdere! Ho capito, sì, però sbrigati. Qua sta venendo una battaglia. Un Big Daddy è un ricomandante. Mamma mia, che casino! Sei tu quella che va lenta, eh. Scusatemi, eh. Sto stronzo, adesso mi ricordo che ci aveva usato. Facciami questa scarica di Thompson. No, stavo dicendo, mi ricordo che ci aveva usati perché diceva che avevano rapito sua moglie e suo figlio e che gli avevano intrappolati, cos'era, una battisfera. Che poi l'aveva fatta saltare in aria. Muori, muori. Stronza, madonna. Sto per morire. Pure la mia sorellina. Lì Sbrigati, Mr. B! c'è una Gli angeli telecamera. scattano un bacio! Ma forse adesso che sono un. Presto! Ah, forse adesso che Presto, sono un Mr. Big Daddy Bolla! non mi considerano un. Come si chiama? Un nemico. Sbrigati, Mr. B! Devo andare Gli qua? angeli aspettano un bacio! Anche se sono fisicamente Mi libero e piace dal bisogno di raccogliere raccogliere il Mi fa condizionamento sentire mentale di speciale. Sushong, le lega alla loro terribile Questa voce mi fa mansione. danzare. Verticali come È credo, ora non di andare, Mr. B. Era un avrei bell'angelo, potuto. Mr. B. Eh sì, ma io adesso? Povera 6x2 sorellina. fa limone. Presto, Mr. B. Vedo gli Cosa angeli io? che ballano Eh? nel cielo. Aiuti a cercare tossico. Sono una brava Chi è un bambina, tossico? Tu sei un tossico, non io. Temperatura Sbrigati, Mr. di un cavo. Tanto prendo il fucile. Muori! No! Adesso ti prendo a manganellate nei denti. Ma chi è che sta attaccando la sorellina? Muori! Ti prendo a manganellate nei denti. So che questo non è un manganello, però. Però è uguale. Ma sbrigati! Maledetta sorellina, sbrigati! Non riesco a tenere la bada tanto a lungo. Aspetta. No, quello stronzo ha un Thompson. Ok. Se per due fa limone, vabbè. No, cazzo, ho sprecato i soldi per. Ma che poi sono tantissimi. Allora, vediamo io se io. Poi io ti faccio così. Attacchi anche me. Ah no. No, ma. Stronzo, mi stavi per ammazzare la sorellina. Che magari se si sbrigasse sarebbe anche meglio perché è lì lì per schiattare. C'è tempo da perdere! Sei tu quella che va lenta e che si fa sparare, no? Mamma mia, ste bambine. Non rallentare, Mr. B! Ma se ti sono davanti! Gli angeli non Dai, aspettano sbrigati chi su! va piano! Cos'è che aveva quello? Voglio anche io Presto, quel Mr. Bolla! plasmida. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Mi sa che mi tocca riprendermi il Thompson. Sbrigati, Mr. B! Gli angeli aspettano un bacio! Qua c'è un altro angelo.
Ok ragazzi, allora scusatemi, ma prima era crashato. Mi è crashato il gioco a metà, quindi ho dovuto ricominciare a rifarmi tutta questa parte. Quindi mi sa che a mezza battaglia ve la rivedrete. Oh, maledizione. Stavolta però ho deciso di attivare anche il lanciafiamme. Oltre che la telecamera e i robot qua volanti. La sorellina è a metà vita come prima perché stranamente, nonostante mi sia preso tutti i proiettili, comunque gli hanno fatto danno lo stesso. Però adesso ho un paio di colpi in più per il fucile a pompa. Muori, stronza. O stronzo, no, una donna stronza allora. Spero che il microfono non gracchi come al solito. Se dovesse succedere vi chiedo scusa. Sbrigati, ti prego, non so per quanto riesco a tenerli ancora. Non so per quanto riuscirò a tenerli a bada. Ok, ce l'ha fatta. Perfetto. Non ci provare neanche, eh. Lotta girata perché tanto. Ho un sacco di grimaldelli, se non sbaglio. Sono i grimaldelli quelli che servono per autogirare, quindi sono a posto. Per il resto. Girerò io da solo. No, perché non ho voglia di aggirarli. Tanto questi qua mi sa che non servono a nulla. No. No, hanno ammazzato la sorellina. No, non l'hanno uccisa, ma che palle. Ok. Maledizione, è che non so dov'era perché non ho mica capito come ha fatto il razzo a beccarla. Mi servi, apri la porta per favore. Ma dai, vieni! Mamma mia, o quando si bloccano così. Ma io mi sto chiedendo adesso, ma se tipo ci fosse un nemico là dietro che lei va così. Così tranquilla? Vediamo. Secondo me qua c'è qualcuno. Infatti. Volevate, eh? Vieni qua. Stronzi. Aspetta. Ok, intanto io mi sa che mi equipaggio il lanciafiamme perché l'arma con cui ho più munizioni. Ma guarda, oh quanto regge! Mamma mia, peggio di nazisti su World War 2. No, ma che palle! Ma non ci posso credere, questa sorellina non mi è durata nulla. Ah! Io non avevo visto la torretta. Speriamo che almeno questa qua sia un po' più. Tanto, magari se vi metto tipo le trappole qua. Tipo. Una cosa del genere, posso farlo? Ma chissà, io non sapevo che ci fosse un coso lì, sennò. L'avrei distrutto subito. Ah, ce l'ha fatta. Vabbè, da te che vedi qualcosa di bello. Sembra il neorealismo italiano. Dai, sbrigati, su, per favore. Non abbiamo tutto il giorno. Ma ecco, una cosa che non capisco è perché ogni tanto si fermano. Mi sa che tipo devi stargli per forza dietro. Speriamo che non ci sia nessun altro cadavere qua da prosciugare. Vediamo.
ora di andare, Mr. B. Non ho altro. Sto stronzo, mamma mia, mi ha beccato. Cioè, praticamente mi ha preso tutti i dardi. Per le bambine è meglio stare con te. Meglio con te che sole. Sole. Nell'oscurità strisciante. E andiamo. Non aspettano chi va piano. Qui l'unica che va piano sei tu. Sbrigati. Anche qua inizio a non avere più un piffero di munizioni. Presto, presto, Mr. Bolla! Sbrigati, sbrigati, per favore. Presto, Mr. B! Una donna giovane e carina. Gli angeli che ballano nel cielo. Ma cioè, per il fatto che una dice giovane e carina, vuol dire che è brutta come la fame. Io ho visto qualcosa che... ecco. Denaro. Cerchiamo qua, non c'è nulla. Però mi dà fastidio sto elmo da palombaro che ho addosso. Sbrigati, Mr. B! Gli angeli aspettano un bacio. Là vedo qualcosa che va a fuoco, eh. È ora di andare, okay. Mr. B. Questo batterà operai e burocrati. Ma io ne voglio ancora. Ancora. Sbrigati, Mr. Bolla. Oh, qua c'è qualcosa, vediamo. Acquista e ricombina. Ah, ok. Io direi la vita. Prendo quei chitivi che mi servono. Un paio di chitivi, un po' di kit medici. Prendo tutto quello che c'è. Ok, non ho più soldi, fantastico. Non ho più soldi. Sono pronta a dormire, Mr. B. No, 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 non puoi dormire adesso. No, non mi lasciare. Là, dovrai usare l'ago delle sorelline per prosciugare. Aiuto. Mi sa che qua ci sarà una boss fight. Pensavo nell'uomo cattivo. Dove, cosa? Ah, ok, grazie. Grazie sorellina, adesso andiamo a fare il culo a Fontaine. Mi sa proprio che sarà una boss fight.